Tempo di bilanci per il turismo abruzzese. Un numero su tutti riguarda la variazione delle presenze che registra un più 9,21% se si considera il range gennaio-agosto 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Le presenze registrate sono 5.546.564 contro i 5.078.660 del 2022. Facendo un focus anche per il solo periodo estivo, quindi dal 1 giugno 2023 al 31 agosto 2023 rispetto al 2022, comunque facciamo un più 5,50%, che anche questo sicuramente è un dato esaltante. La provincia di Teramo resta in testa con 2.498.110 presenze, seguita da Chieti, Pescara e L'Aquila. E sul brand Abruzzo la regione sta investendo, sarà presente dall'11 al 13 ottobre alla 60esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini con 25 operatori grazie alla collaborazione con le Camere di Commercio. La prossima settimana deliberiamo una spesa di 5.200.000, praticamente 2.200.000 nel 2023, 1.500.000 nel 2024, 1.500.000 nel 2025 per promuovere la destinazione Abruzzo negli aeroporti e nei voli di tutta Italia. E dopo la presentazione dei dati del bilancio, seppur provvisorio perché mancano ancora i dati di alcuni enti nel conteggio, è lecito chiedere un commento sulla foto del turismo fatta da CNA. Ma io dico che i dati, quando vanno dati, vanno riscontrati. Tutte le regioni, non solo la regione Abruzzo, ha il compito di raccogliere i dati e di darli all'Istat. I dati ufficiali sono questi. Chi lancia dati, addirittura, permettetemi, ridicoli, dicendo che c'è stato un meno 30% in Abruzzo, si deve assumere responsabilità di quello che dice. Noi non vogliamo far polemica, però ritengo che dare questi dati sia un danno per l'Abruzzo importante, per l'Abruzzo e per gli abruzzesi, quindi sicuramente i dati, prima di darli, vanno verificati e soprattutto bisogna sapere la fonte dei dati.